Eccolo sì domani ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, azzilli nel canale, un altro video insieme, buon mattino, buon risveglio a tutti e buon venerdì e ovviamente prima di partire col contenuto di giornata vi invito a lasciare un bel pollicione alto alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura quotidiana di ogni video. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte, un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, come abbiamo detto anche ieri, Tiago Motta, è veramente a un passo da poter essere annunciato alla Juventus. Ci sono tutti i presupposti dopo che ha comunicato il suo addio a Saputo e a tutta la città di Bologna e come abbiamo detto Giuntoli con tutto lo staff e la società lo accolgono a braccia aperte. Come sapete l'Oriundo andrebbe a firmare un triennale a 5 milioni circa netti all'anno, ovviamente un po' meno di quella cifra e si sta trattando, secondo anche quello che dicono Paolo Aghemo e altri da Sky, per in qualche modo portare i suoi 6 uomini di fiducia dallo staff, dal Bologna, proprio alla Juventus e poi sommati a quegli uomini di Area Sport ci sarebbero anche quelli dello staff della Juventus già esistenti e già pronti per sostenerlo. Quindi diciamo che siamo praticamente ai dettagli, ma è lui il prescelto post Allegri. Come ho detto, salvo che ci siano ribaltoni pazzeschi, come ha detto anche Caressa, no? Ha detto mi sembrerebbe molto strano se Motta non firmasse alla Juventus dopo tutto quello che abbiamo sentito, però se non firmasse, ha detto, non mi stupirei del tutto, ecco, perché forse è abituato, diciamo, alle giuntolate dell'ultimo momento, no? Quindi, come ho detto, poi ci troviamo, non so, Gagliardo, Gasperini, Conte all'improvviso, non so, Conceição di turno, ecco, in ogni caso, come ho detto, la linea editoriale è quella di veicolare quello che sta passando, cioè che l'Oriundo è stato praticamente bloccato da Giuntoli. Quindi per fare informazione corretta e pulita è doveroso da parte mia attenermi a quello che filtra, ok? Da parte di tutti gli organi di stampa. E tra l'altro è stato confermato anche proprio dalla stampa di Torino il fatto che Thiago Motta è stato prescelto per, diciamo, subentrare a Max Allegri. Ecco, poi altra cosa importante da dire è quella che riguarda i 5 punti che sono stati praticamente messi in rilievo da parte di Giuntoli per passare alla rinascita della nostra Juventus, che ovviamente non è che vincerà subito, non è detto che succederà, per quello che noi tifosi dobbiamo essere anche molto pazienti per il nuovo progetto tecnico, almeno c'è una programmazione e questa è una cosa che rispetto al passato mi lusinga, mi rende molto felice perché abbiamo fatto 3 anni praticamente senza programmare e con una grande scollatura tra la proprietà e la panchina e lo staff. Quindi insomma io sono convinto che avremo un futuro radioso e luminoso in cui si tornerà a parlare di calcio, di tattica, di moduli, di schemi, di caratteristiche dei giocatori eccetera e oltre alla valorizzazione dei giovani. Ecco, il primo punto è importante, cioè togliere del tutto dall'idea della Juventus, dal concetto di società Juventus, le spese folli, quelle per prendere dei cartellini da 100 milioni, 80 milioni, 120 milioni, per portare un giocatore magari forte, sì, altisonante di altri club all'estero, che poi fa fiasco da te e lo devi pagare l'ingaggio, magari ti fa una stagione buona e poi sbrocca. Quindi tutto questo alla Juventus non si vedrà più nell'era Giuntoli, che ovviamente finirà nel 2028, poi vedremo se Cristiano vorrà rimanere, insomma dipende anche poi dai risultati che andrà ad ottenere. Quindi si punterà sulla riduzione degli ingaggi, lo abbiamo già detto in maniera preponderante, e diciamo che l'average salary sarà 5 circa. Poi ci saranno ovviamente delle eccezioni, come per esempio quella che potrebbe arrivare per Vlahovic, 6 più bonus molto alti, ma dovranno ancora discutere Darko Ristić, il serbo e la Juventus per vedere se si riuscirà a trovare una quadratura del cerchio proprio sull'ingaggio e ovviamente oltre alla riduzione degli ingaggi i giovani. Quindi bisognerà incentrare la nuova politica Juventus proprio sui giovani talenti. Lo ha detto anche Elkan nell'ultima lettera indirizzata agli azionisti in cui ha messo carta bianca nelle mani di Cristiano Giuntoli, il nostro DT area sportiva. Ecco,
Quello che dovremmo metterci, diciamo, nel cuore è che la Juventus in questo momento non può fare grandi colpi di mercato, però arriveranno e saranno pochi innesti di qualità, quindi circa 4 o 5, come abbiamo detto. Fare i nomi ufficiali in questo momento non è fattibile, però diciamo che abbiamo delle linee guida. Samrazic, Kefren Turam, Gudmundsson, Calafiori, Di Gregorio, insomma, abbiamo delle idee, però attorno ci sono anche Coop Miners, che costa tantissimo, Ederson, Greenwood, avete visto che si sono fatti veramente tanti nomi, no? E poi sapete che Giuntoli è sempre il tipo di personaggio che lavora dietro le quinte, sotto traccia, e quindi non ti fa intendere esattamente su chi sta andando, perché non vuole dare riferimenti e, come ho detto, punti di appoggio alle altre società, e da questo punto di vista lo ammiro. Ha preso spunto veramente dal miglior Moggi dei tempi d'oro, quindi sicuramente ha imparato lo stile Juventus, il modo migliore per lavorare sul mercato, non dando spunti alle concorrenti, perché, come abbiamo detto, se tu sei imprevedibile, alle volte anche con una rosa inferiore alle altre puoi magari vincere dei trofei. Il Napoli è in dimostrazione, no? Lo davano per sesto, massimo quarto, ha vinto lo scudetto. Quindi vediamo cosa riuscirà a fare proprio Giuntoli con questi punti. Poi passiamo all'altro: mentalità offensiva dal punto di vista del gioco, cosa non facile da portare, perché nel DNA bianconero c'è sempre stato diciamo il difensivismo ad oltranza, cioè il discorso del soffriamo tutti insieme, portiamo a casa la partita, difendiamo l'1-0, mettiamo la palla piuttosto alla bandierina e subiamo fallo per 10 minuti ma non osiamo ad attaccare. Cioè, per estirpare questa mentalità qua ci vuole veramente tanto tempo, e come ho detto, magari Thiago Motta, chi per essi, riuscirà a farlo nel breve tempo possibile, ma avrà bisogno del supporto della società, dello staff attorno, dei tifosi e di uomini di campo alla Di Vaio e alla Sartori. Quindi dal Bologna ci dovranno essere, alla Juventus, personaggi simili e competenti di calcio. Vedremo chi saranno, perché come ho detto, io ho fatto questo nome ieri, ma come ho detto, finché non avremo delucidazioni più chiare, non avremo una situazione più chiara, è chiaro che non possiamo fare nomi ufficiali, però diciamo che possiamo dare delle linee madre da seguire. Ecco, altra cosa importante per la rinascita è ovviamente la compattezza e l'entusiasmo tra ambiente, squadra e società, che è venuta a mancare in maniera abbastanza lampante quest'anno. Si è visto uno scollamento totale tra proprietà, Giuntoli e l'allenatore, tant'è che poi la Juventus è anche stata vittima di questa situazione e non è riuscita ad alzarsi, specialmente nella seconda parte della stagione, perché nella prima parte avevamo fatto 46 punti, siamo andati veramente oltre il ruolo di marcia aspettato da tutti e non siamo riusciti a mantenere questo ritmo. Peccato, perché i giocatori ci credevano veramente tanto, lo scudetto, e come ho detto, a gennaio secondo me Allegri, sapendo già che sarebbe stato sostituito, ha mollato un po' la brocca. E poi però siamo andati avanti a vedere schermaglie in politichese tra lui, Giuntoli e la proprietà, fino alla finale di Coppa Italia, in cui è venuto fuori praticamente tutto quello che era nascosto, sopito, e la sua reazione è stata proprio dovuta al fatto che era stato già scaricato a gennaio. Lui lo sapeva, infatti in ogni caso ha fatto fatica a incidere sulla squadra, tant'è che dopo Inter-Juventus e Juventus-Empoli la squadra è andata proprio fuori di brocca, anche forse pensando di non riuscire più a vincere lo scudetto, si è automessa questa storia in testa e, come ho detto, anche davanti a partite facili abbiamo mollato, forse anche pensando tanto all'obiettivo minimo era il quarto posto, i giocatori diciamo che non sono riusciti più a diciamo, coordinare testa e gambe, e la frittata è stata fatta. In ogni caso, come ho detto, sarà importante evitare queste situazioni ed ecco perché ci vuole questa sinergia, e Giuntoli partirà anche da questo punto. E l'ultimo punto, il quinto, e poi chiudiamo, quello di portare uomini di fiducia suoi dai tempi di Napoli e anche prima in alcuni casi alla Juventus. Pompiglio, come ho detto, che farà parte dell'area organizzativa. Stefanelli, area scouting, quindi diciamo quello che sarà incaricato di andare a prendere i giovani talenti, insieme a Sbravati, altro uomini di fiducia. Quindi insomma, si sta componendo piano piano tutto lo scacchiere che in qualche modo costruirà l'ossatura, la muscolatura della nuova Juventus. Quindi io sono contento da un punto di vista di struttura, perché finalmente la società Juventus sta programmando il futuro. Che poi lo possa fare bene o lo possa fare male, questo lo giudicheremo più avanti, perché adesso
siamo in fase embrionale, però almeno stiamo costruendo un qualcosa, un progetto tangibile, cosa che dal 2021 al 2024 non è stata fatta. Ed ecco perché ci siamo trovati col cero in mano nel momento in cui dovevamo in qualche modo vedere un'impronta, vedere un'incisione nel nostro evento. Se non abbiamo visto uno spirito, un'anima, un senso d'appartenenza, un DNA vero, concreto, tipo stile Lippi, stile Trapattoni, stile Conte. E quindi insomma si è finiti poi a leccarsi le ferite e in qualche modo a trascinarsi fino alla fine della stagione. Questo, come ho detto, mi auguro non arriverà più. Poi è chiaro che ci saranno comunque gli obiettivi minimi, quindi vedremo comunque allenatori parlare in politichese, parlare di minimi obiettivi, parlare di provare a vincere questi trofei, certo, però ecco, le linee madre, le linee di minimo sindacale da raggiungere ci saranno comunque. Come ho detto, a livello di comunicazione, secondo me Thiago Motta o chi arriverà non oserà mai dire che alla Juventus a volte non si può sempre vincere, bisogna arrivare quarti in maniera spudorata. Ovviamente partirà già con l'animo alto e con lo spirito di andare a vincere. Secondo me, proprio a livello di comunicazione, nessuno farà quello che ha fatto la presente guida tecnica, cioè quella di andare a sfiduciare i giocatori. Proverà in qualche modo a caricare l'ambiente, anche un po' per motivazione, per novità, per freschezza, eccetera. Ecco, per andare a chiudere, è importante dirlo che, siccome si sta parlando del nuovo di Chiesa e di Cambiaso, e anche di altri giocatori come Rugani, ecco, Chiesa è stato in qualche modo vidimato, visionato da osservatori del Liverpool proprio durante la finale di Roma di Coppa Italia. Quindi interessante come gli scout del Liverpool stanno andando proprio a mettere le proprie attenzioni su Chiesa. Perché? Perché se Salah dovesse andare in Arabia Saudita per cambiare rotta e chiudere la carriera là, visto che ha già penso 32 anni se non sbaglio, ecco che il Liverpool sta molto interessato su Chiesa. Però, importante, prima rinnovo Ponte, poi se ci fosse un'offerta da 40 milioni in su, allora Giuntoli potrebbe anche pensarci, ma il ragazzo vuole rimanere, la Juventus vuole trattenerlo, quindi per il momento andiamo avanti così. Ditemi la vostra, bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e Danila. Come sempre vi ricordo, non molliamo la nostra Juventus, forza io fino alla fine.